inaugurare questa mostra, che è un puro frutto di creatività, allegria, buona volontà, sia di Mara che di Elia e dei ragazzi che hanno riflettuto sulla pandemia, hanno fatto foto, hanno pensato, hanno scritto, hanno fatto video e hanno dimostrato una bella profondità di pensiero e di sensibilità. Quindi la inauguro veramente con gioia, è un percorso profondo e sereno. E benvenuti ai primi visitatori. A una persona a me cara, mia nonna. Non perdiamo la speranza di incontrarci di nuovo, di pranzare insieme. Durante questo periodo di pandemia ti sei trovata molto spesso a stare a casa da sola. Tuttavia sappi che non sarai mai sola, perché la tua famiglia ti ama e ti protegge. Nonostante questo affetto possa essere dimostrato solo a distanza per ora. Ritorneremo ad abbracciarci con quell'abbraccio stretto che solo tu mi sai dare, che solo da te voglio. Ho scattato questa foto il 15 marzo 2020, quando eravamo chiusi in casa e non sapevamo cosa stesse succedendo intorno a noi. Un modo per sentirci più vicini era quello di cantare tutti insieme una canzone dalle nostre case. A distanza di quasi un anno, anche se ci sembra che la situazione non sia cambiata molto, dobbiamo continuare a essere uniti e credere davvero che tutto andrà bene.
dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.